È possibile per i comuni finanziare parzialmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con le riserve di una società partecipata, in modo da ridurre la relativa tassa a carico degli utenti, purché siano rispettati vincoli e modalità di esecuzione. Lo ha chiarito il servizio ANCI Risponde, sollecitato da un quesito ad hoc posto da un comune che ha vissuto in questa drammatica fase una situazione condivisa da tante altre realtà. ANCI Risponde ha dunque precisato che la relativa copertura, vista l'emergenza da coronavirus, può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. La fase di ripresa delle attività e il ritorno al lavoro pone il problema delle famiglie in merito alla cura dei figli che restano a casa, essendo sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche. A ciò si aggiunge il fatto che i nonni non potranno farsene carico, considerato che gli anziani sono i soggetti maggiormente a rischio. Durante l'ultimo incontro governo-enti locali, il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, ha proposto di utilizzare i centri famiglia, i campi scuola e di coinvolgere il terzo settore. Sulla stessa linea, il presidente dell'Unione delle Province e sindaco di Ravenna. Non dobbiamo essere ipocriti, ha detto De Pascale. Con la riapertura delle imprese e non delle scuole, rischiamo di produrre il più grande arretramento in termini di lavoro femminile della storia della Repubblica. Vanno trovate le soluzioni per fare ripartire almeno in parte i servizi educativi. Nonostante non sia più utilizzato dal 23 febbraio, i comuni continuano a pagare il servizio di trasporto pubblico scolastico. Secondo le norme attuali, infatti, gli enti locali non possono applicare decurtazioni di corrispettivo alle aziende che forniscono i servizi di scuolabus. Il governo ha confermato l'intenzione di risolvere la questione. Il sottosegretario al Ministero dell'Economia, Pierpaolo Baretta, ha ribadito l'idea del governo di procedere a una riedizione del decreto sblocca debiti del 2013 per velocizzare i pagamenti delle PA verso i fornitori. Si dovrebbe investire sulla misura tra i 10 e i 12 miliardi, sufficienti a sbloccare meno della metà dei 30 miliardi di debiti scaduti degli enti pubblici. Il Fondo di Garanzia ha reso disponibile il modulo per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato. Dal 23 aprile, quindi, imprese e professionisti possono inviare a banche e altri intermediari finanziari le domande per la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800.000 euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento. Per maggiori dettagli visitate il sito fondidigaranzia.it. L'Alleanza contro la povertà in Italia chiede al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, che si apra un confronto per porre l'attenzione sulla lotta alla povertà nell'emergenza Covid-19. Ora più che mai è fondamentale il contributo delle parti sociali e del terzo settore e diventa centrale ampliare il dialogo. L'Alleanza, che ha realizzato una piattaforma di proposte per migliorare la funzionalità del reddito di cittadinanza, è disponibile e sottolinea che questa emergenza avrà conseguenze molto profonde sul nostro paese.